Benvenuti in questo video in compagnia di Schwarzi. Siamo all'Hammer Gym di Lugano, precisamente zona Pregassona. In questo video vi farò vedere il mio ultimo allenamento in sala pesi prima del mio match di wrestling. Perché, ebbene sì, chi mi segue su questo canale lo sa e chi non mi sta ancora seguendo mi segue, non si perda né i video precedenti né i prossimi video perché saranno veramente fighi. Il 29 di settembre disputerò il mio primissimo match di wrestling americano. Il mio avversario sarà un ragazzo, si chiama Vertigo, e chiaramente oltre ad allenarmi sul ring, mi sto allenando per affrontarlo anche in sala pesi. L'allenamento che sto facendo da un mese a questa parte e che fra poco andremo a vedere è un allenamento che non è volto semplicemente a fini estetici, ma soprattutto è volto a fini di prestazione, quindi per aiutarmi a migliorare la prestazione sia durante gli allenamenti sia nel momento in cui dovrò affrontare Vertigo sul ring il 29 di settembre. È chiaro che tutto quello che riguarda le mosse, l'atleticismo sul ring, l'ho imparato durante gli allenamenti sul ring a Pisa principalmente, in parte anche presso la Milano Wrestling Federation a Milano, ma per il 99,9% a Pisa presso la SIW. Quindi prendete nota di questo se volete approcciarvi al mondo del wrestling. Io vi consiglio, per esperienza personale, di contattare la SIW di Pisa oppure la MWF, la Milano Wrestling Federation di Milano. È ovvio che quello che dovrò fare sul ring l'ho imparato durante gli allenamenti nel ring, ma io sono una perfezionista, non mi basta allenarmi sul ring per affrontare questo match, quindi ho deciso di cambiare il mio programma di allenamento in funzione dello show. Di che cosa non ho bisogno per questo show? Dell'ipertrofia, quindi non sono andata a cercare l'aumento della massa muscolare e soprattutto non ho bisogno di DOMS, quindi ho cercato di modulare l'allenamento in modo tale di non sentire mai dei muscoli appesantiti, sovraccaricati, soprattutto le gambe. Tendenzialmente quando si vanno a fare degli allenamenti per sviluppare l'ipertrofia, nei giorni successivi siamo bloccati, abbiamo le gambe di ferro, abbiamo malissimo alla schiena, insomma dovrebbe essere così se vi allenate sodo, se non è così raga, vuol dire che andate in palestra a spostare l'aria. Ma io non ho bisogno di questo in questo momento perché mi sono ritrovata qualche mese fa ad andare sul ring con le gambe inchiodate e mi sono detta appunto ok, fin qua va bene perché ancora il match è lontano, ma metti caso che rischio di salire sul ring il giorno del match con le gambe inchiodate. Meglio evitare. Perciò mi sto allenando nel modo in cui a breve, vi giuro, fra pochissimo vi dico. Ultima piccola premessa che tengo a fare: questo allenamento è adatto a ragazze che soffrono di ritenzione idrica, perché è un allenamento molto dinamico, aiuta a sviluppare la forza, ma non sovraccarica mai le gambe. Io lo consiglio vivamente a ragazze che vogliono essere snelle, toniche, ma non, tra virgolette, ingrossarsi le gambe, che detto così mi fa accapponare la pelle, ma nel senso che soffrono di infiammazione, hanno cellulite, eccetera, quindi devono fare un lavoro un attimino più soft sulle gambe per non aggravare la situazione e magari anche dimagrire, appunto. Quante volte mi alleno alla settimana? Durante la settimana mi sto allenando 3 volte, ogni esercizio che eseguo durante la settimana è diverso dall'altro, anche se la struttura è la medesima, ovvero c'è una parte di forza iniziale, 2 esercizi che vado a fare a basse ripetizioni ed alte serie, e poi una parte invece un pochino più dinamica a circuito. Non solo gli allenamenti nell'arco della settimana sono diversi l'uno dall'altro, ma cerco di variare anche ogni singolo allenamento nell'arco del mese. Cerco di prendere determinati esercizi e di matcharli, di mixarli in modo tale che ogni allenamento durante il mese sia diverso dall'altro. Nell'arco della settimana ogni parte del corpo viene allenata, quindi petto, braccia, bicipiti, tricipiti, addome, schiena, gambe, glutei, eccetera, tutto viene allenato, ma in modo tale da non appesantire nessun gruppo muscolare. In particolar modo cerco
di evitare come la testa giornate di sole gambe. Piuttosto ci sono delle giornate in cui a circuito vado a lavorare tutto l'upper, compreso l'addome, ma evito di fare dei lavori del genere solamente concentrandomi sul lower. Quindi, ok, allenamenti solo upper, a circuito però, no, allenamenti solo lower, perché altrimenti siamo da punto a capo, mi incricco. Chiaramente, se andate ad acquistare qualsiasi integratore o food oppure abbigliamento, fatelo su Prozis ed utilizzate il mio codice sconto Danila. Ora sono pronta per andare ad affrontare il workout. Vi metto in sovraimpressione la scheda perché comprenderla è un pochino difficile, anche se poi quando si entra nell'ottica, nella logica della scheda, è più facile di quel che si pensa. Allora, la mia scheda prevede gli stacchi, io li farò, soprattutto per voi, però li farò leggeri, perdonatemi, e poi farò un curl. Questa sarà la prima parte con serie e ripetizioni e pausa dopo ogni serie. Basse ripetizioni e alte serie, ovvero sulle 6 ripetizioni e sulle 5-6 serie per ogni esercizio. Dopodiché andrò a fare la parte del circuito ed oggi ho scelto una parte, cioè un circuito con le gambe. La felpa acquistata a Venice, la t-shirt acquistata sul sito di Prozis, sempre con il codice sconto Danila. Tac. È quella da maschietto, ma a me piacciono extra large. Ok, che vi ho detto che mi allenerò con un carico basso, ma questo è il carico per iniziare a riscaldarmi, ok? Chiaramente voi che siete più bravi di me, iniziate prima con della mobilità. Poi andate a fare delle serie, almeno un paio, con un carico più basso di quello allenante e poi passate al carico allenante. Oggi il mio carico allenante sarà un 20 per parte, andrò a fare 6 colpi per 6 serie e andrò a utilizzare una cintura per proteggermi il lombare, a maggior ragione visto che ho il lombare un pochino compromesso dopo l'allenamento di sabato. E ne approfittavo per farvi vedere questa cintura che mi è arrivata giusto ieri da questo brand che ringrazio tantissimo, mi ha mandato non solo questo ma un pacco di roba, tra cui le ginocchiere personalizzate che utilizzerò il giorno stesso del match, i fits. Ora andrò a testarla per la prima volta per fare questi stacchi pseudo pesanti. Sono un peso imbarazzante, che cosa vi devo dire? Non voglio finire con la schiena piegata del male. Primo esercizio, stacco, 6 colpi per 5 serie fatto, quindi ora passiamo al curl. Curl, intendo curl con il bilanciere, quindi bicipiti, non il curl per i femorali. Passiamo alle braccia e andrò a fare 6 colpi per 3 serie con una pausa di circa 2 minuti, 2 minuti e mezzo tra una serie e l'altra. Sì, che lo sento da anni. Vengo a vederti la storia. Sì. Perché su. Vertigo, tu non sai che cosa ti aspetta domenica. Sì, magari. Completato il curl con il bilanciere, si passa al circuito, quindi quando vado a fare il circuito non faccio recupero tra un esercizio e l'altro, quindi saranno 6 esercizi che farò in maniera consecutiva. Anche al termine del circuito stesso, quindi al termine del sesto esercizio, non farò nessun recupero. 3 volte il circuito senza nessuna pausa, a parte vabbè, se devo bere un goccio d'acqua lo bevo. Gli esercizi che andrò a fare in questo circuito sono la leg press, il lento avanti due manubri, quindi vado a toccare le spalle, l'addome, gli affondi senza sovraccarico. Alzate laterali, quindi di nuovo spalle e poi di nuovo
torno sull'addome. Quindi in questo modo, attraverso questo circuito, vado a fare un lavoro chiamato periferico, PHA. Vado a reclutare dei distretti muscolari lontani tra di loro a circuito, così appunto, ripeto di nuovo, non si va a sovraccaricare nessun distretto muscolare in particolare. Voglio farvi vedere un pochino meglio la palestra, visto che adesso è vuota. Sono rimasta da sola, io, me e medesimo, perché è super old school. Questa è la pressa che andrò a fare. Questo sono sempre io. E questo è sempre Arnold. Parto col circuito e voglio utilizzare questo asciugamano. Ditemi se non è carino, strong e sexy. Li sto producendo per metterli sul mio shop online. Questo è un prototipo, diciamo. Poi l'intenzione è quella di fare degli asciugamani molto più carini. Magari mi date voi delle idee, scrivetemele nei commenti. Questa è una versione, poi c'è un'altra versione che la troverete sul mio shop online. Vado a mettere il carico allenante sui 90 kg. Devo fare 12 ripetizioni. Colpi, 90 kg, ma avrei potuto mettere su di più, infatti questo è solamente il primo giro di tre. Nei due giri successivi metterò almeno 100 minimo. Passiamo al lento avanti, manubri, correndo perché non abbiamo tempo di recupero. Non 12 kg, devo andare a fare 10 ripetizioni. Oh. Credo di averne fatte anche due in più, lightweight. Tanto scarsa nello stacco quanto super forzuta nel circuito, cioè dovrebbe essere il contrario. Ma siccome io non posso essere una persona normale come tutte, faccio il contrario, cioè praticamente mi ritrovo ad alzare i carichi nel circuito e a essere una schiappa totale nella fase di forza. Vabbè, addome, corro, però vabbè, insomma, devo spiegarlo a voi, quindi in teoria se no dovrei essere più rapida. Vado a fare l'addome e come esercizio, che cerco di variare ogni volta, faccio i classici crunch, che non si sbaglia mai. Appoggio sempre il mio asciugamanino. Fatti i crunch, andiamo a fare gli affondi, ma senza sovraccarico. Affondi, secondo esercizio, dove vado a reclutare le gambe, non utilizzo il sovraccarico e ne faccio 14 per gamba alternandoli, quindi un totale di 28. Alzate laterali. Allora, dando un occhio alla scheda, devo fare 14 alzate laterali, quindi io direi che vado di 6 kg per lato e al massimo vado ad aumentare poi nel secondo circuito. Vamonos. Tu, vieni qua. Vieni qua. Ciao. Ciao. Vuole farsi... Mi vuole distrarre. Mi vuole distrarre dal mio circuito. Non posso. Aspetta. Oh. Aspetta, Tula. Spostati un pochino. Sì. Perché? Si ti vede la potenza? Faccio paura, faccio paura. Addominali. Torniamo a fare gli addominali. Stavolta sit up.
sempre cercando di fare il meno recupero possibile tra un esercizio e l'altro. Volo. Volo, 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 volo. Oh. Siamo di nuovo in saletta. Là. Allora. Anche in questo caso max reps, quindi massime ripetizioni finché l'addome non brucia di brutto. E era l'ultimo esercizio del circuito, quindi ora stacco la ripresa e proseguo terminando il mio allenamento con gli ultimi due circuiti, quindi ripetendo di nuovo il circuito per due volte. Il match di wrestling è vicinissimo perché sarà domenica 29 e se non avete ancora acquistato i biglietti su Ticket One, acquistateli perché ce ne sono ancora disponibili, pochi, però ce ne sono ancora. Sarà a Firenze al Teatro Cantiere Carrara. Non ci sarà solo il mio match, ma ci saranno tanti match di atleti molto più forti di me. Se sono agitata, un po', sì, abbastanza agitata. E ora questo è stato il mio ultimo allenamento in sala pesi prima del fatidico giorno. E da oggi in poi voglio essere super super focus per battere Vertigo e farlo definitivamente fuori, che non possa più aprire bocca. Siete d'accordo con me? Seguite il canale per i prossimi video. Un bacione.